Di questo incontro io non ho detto a nessuno, e tu? E Nemmeno io, quasi non l'ho detto a me stesso. allora facciamo che lo teniamo per conto nostro, d'accordo? Che strana impressione averti qui, che parli, telefoni, stai con me. Non ci speravo più. Cos'è che ti ha indotto a smettere di ignorarmi? La curiosità, ho anche capito che avevi urgenza di incontrarmi. E tu no, vero? No, avevo fretta di incontrarti per dare un taglio alle tue richieste. Beh, perché so che ti piacciono le persone, la gente del popolo. Lui è uno dei pochi contadini rimasti qua. No, ora voglio conoscere la Lonzi. La Lonzi. La Lonzi va a scuola da lui. Ultimo. Perché ultimo? Hai fondato un gruppo femminista estremista che si chiama Rivolta Femminile? Come lo sai? Dai giornali, prima di tutto. Ah, i giornali hanno scritto cose false, sbagliate sul nostro gruppo. Bene. Come ti sembra? Beh, Diretta. tutti mi hanno sempre accusata di essere aggressiva. E allora basta. Facciamo questo processo, Pierpaolo. Facciamo un po' di autocoscienza, ti va? Aspetta, non abbiamo ancora finito di mangiare. E che importa? C'era ancora Michelangelo, lo si chiedeva a lui. Beh, io ho ugualmente il complesso del giudice e quello dell'imputato. Posso fare tutte e due, scegli tu. Per acquistare fama e potere, non ne resta memoria, non dai testimonianza del loro apporto. Al contrario, sono loro che divorano me. Nelle mie opere c'è testimonianza assoluta del loro apporto. E tu dici di interessarti agli artisti e non all'arte. Anche tu vivi con un compagno, quindi lo studi, lo osservi, lo classifichi come fa un entomologo, dunque anche tu ti nutri di lui. No. No, lui si nutre di me. Il pane si è bruciato. Va bene, lo mangeremo lo Va stesso. bene, ti pulisco un po' dal bruciato e ti ci metto l'olio, va bene? Mi sembrava recitassimo. Pronto? Ciao. Sì, che sorpresa. Come stai? Bene, anch'io. Ascolta, cara, io però non posso parlare ora. No. Era un'amica di Milano, mi vogliono là ancora come la sorella maggiore che tiene unita il gruppo. È faticoso, eh? E come finisce il nostro processo? Siamo stati condannati tutti e due.